donne non sono ancora sufficientemente rappresentate in oncologia. Lo dicono i risultati di uno studio realizzato da Women for Oncology, un gruppo che dal momento della sua nascita si batte per livellare le differenze di genere nelle posizioni di leadership appunto in oncologia. Oggi qui a Barcellona, al congresso della European Society for Medical Oncology, sono stati presentati in un forum i risultati di questo studio. Noi ne parliamo con la dottoressa Marina Garassino, che è appunto un'anima importante di Women for Oncology ed è la presidente per l'Italia. Dottoressa, che cos'è Women for Oncology, questa iniziativa di cui lei è presidente per l'Italia? Allora, Women for Oncology è nata qualche anno fa su suggerimento di Martin Piccard, che è stato il primo presidente donna dell'ESMO, la società dove siamo ospiti qua. In quanto esistevano pochissime donne che avevano posizioni di leadership, che erano presenti come speaker ai congressi nazionali e internazionali, che facevano parte di steering committee, advisory board, e quindi lei ha lanciato questa task europea di cui poi sono nate una serie di affiliate italiane. Italiane e non greche. Quest'anno qui al congresso Women for Oncology ha organizzato un forum congiunto con il comitato dei giovani oncologi dell'ESMO. Come mai avete deciso di unire le vostre forze? Allora, l'anno scorso proprio qua all'ESMO, al forum di Women for Oncology, un sociologo ci ha detto che esistono degli stereotipi e delle barriere culturali che noi abbiamo, per cui tendiamo a selezionare uomini in alcune posizioni, e ci ha suggerito di iniziare a lavorare con le generazioni più giovani, quindi già dagli studenti universitari, probabilmente già dal liceo, per abbattere questo tipo di stereotipi. Per cui abbiamo pensato che fosse importante iniziare a lavorare, a collaborare con i giovani per proprio l'abbattimento degli stereotipi e iniziare a cercare di ridurre il gender gap. Al congresso dell'anno scorso lei ci aveva spiegato che le donne sono ancora fortemente sottorappresentate nelle posizioni di leadership in oncologia. Voi avete fatto uno studio che effettivamente lo dimostra con i numeri. Per esempio, nel 2017 e nel 2018 solo una donna su sei occupava il ruolo di presidente in una società scientifica oncologica. Oggi, un anno dopo, è cambiato qualcosa? È stato fatto qualche passo avanti per rendere le donne più protagoniste? Allora, le donne sono sempre poche. Qualche cosa però è migliorato, nel senso che abbiamo in questi anni creato una consapevolezza, è stata sicuramente fondamentale Solange Peters, che è peraltro il presidente eletto della Società Europea di Oncologia, perché intanto la consapevolezza ci ha portato a renderci conto che per esempio come speaker le donne non erano mai considerate, e non perché non sono più brave, ma perché semplicemente se tu nella mente continui ad avere modelli maschili, tendi sempre a ripensare modelli maschili. Per cui c'è stato uno sforzo di selezionare donne con curriculum forte per poter parlare e per poter stare all'interno delle steering committee. È stata creata una campagna di sensibilizzazione anche verso le industrie farmaceutiche, perché per esempio ai simposi satellite quasi sempre gli speaker sono uomini, anche io quando sono invitata molto spesso mi trovo a essere l'unica donna in mezzo a un gruppo di uomini. Non solo, è stato chiesto anche ai giornalisti di intervistare più donne rispetto agli uomini, perché se si iniziano a vedere più le donne si tende poi magari a pensare ad altre donne che possono essere invitate nelle varie cose. I dati sono sicuramente migliorati, ma esiste ancora una fortissima disparità. Ancora siamo 30% e 70%, quando per esempio per i soci ESMO le quote, chiamiamole le persone, le donne rappresentano il 50% delle membership. Quindi sicuramente c'è una curva di miglioramento, ma sicuramente ancora molto da fare esiste. Quindi c'è ancora molta strada da fare, ma che cosa si può fare per migliorare ulteriormente la rappresentanza femminile, che abbiamo detto è ancora troppo bassa? Allora, intanto è importante avere la consapevolezza che il fenomeno esiste. Molto spesso quando si parla con le persone dicono ma io conosco un sacco di donne che sono in posizioni. Nella realtà i dati ci sono, cioè per esempio in Italia le donne primario sono il 15%, le donne rettrici sono pochissime, si conta meno di una mano, per cui esistono dati, non esistono solo delle sensazioni, quindi la consapevolezza e i numeri dicono che esiste un problema. È importante che la consapevolezza possa iniziare a segnalare donne e iniziare a lavorare per il gender balance. Esistono dati che derivano dalle industrie in cui quando c'è un gender balance nelle industrie il lavoro è fatto molto meglio, come era aspetto prima, si raggiungono più obiettivi, quindi non esiste
esiste soltanto una questione di equilibrio, diciamo etico, ma esiste proprio una questione anche di performance che è migliorata quando la rappresentanza è 50-50. Quindi la consapevolezza deve portare a aiutare la selezione delle donne. Per esempio, io adesso quando sono nei comitati scientifici, quando si propone una persona, mi domando sempre se per esempio già nel congresso sono stati selezionati più uomini, se esiste una donna che a parità di curriculum possa fare quel lavoro. Questo lavoro costante in tutti i contesti dove siamo un pochettino in questi anni ha smosso, ma dobbiamo continuare a persistere. Perché secondo lei le donne meritano maggior coinvolgimento nelle posizioni apicali? Si può dire che curano meglio degli uomini, hanno una marcia in più, o è un'affermazione troppo provocatoria? Allora, ci sono, l'importante è non fare una generalizzazione al contrario, che le donne siano più brave o che gli uomini siano più bravi. Ci sono medici che sono più bravi e non deve essere importante che siano di sesso maschile e di sesso femminile. Poi ci sono delle curiosità, per esempio anche sui dati delle dimissioni dai pronto soccorsi, dati americani che dicono che le donne sono tendenzialmente più precise e anche più empatiche con i pazienti, per cui per esempio ci sono meno reingressi al pronto soccorso. La donna è diversa dall'uomo per certe caratteristiche che sono le sue attitudini di empatia e coinvolgimento degli uomini, ma anche i dati dicono che non ci sono donne meno brave degli uomini, è importante sostenere la qualità della ricerca, la qualità della cura, e questo deve essere assolutamente indipendente dal genere che viene rappresentato.